amici! Bentornati su NAC molto bella. Sì, bella. Sì, ma NAC speciale. Introduca i nostri ospiti, va. Oggi siamo qui con Starkey e Zio Crico di Weedol, i creatori di Xenoverse. In realtà non sono Starkey, sono Topolino! Perché continuo a lavorare con quest'uomo io? Perché sono di Napoli! Signore, ci sono uomini per lì. Ciao ragazzi, ciao a tutti comunque. Se, a parte gli scherzi. E a parte... Non c'è uno anche da parte mia. Bella. E sono molto curioso di vedere cosa ci proporrà questo strano gioco. Fantastico. Questo strano gioco. Molto strano. Siete pronti per un tuffo al cuore? Vai. Ecco il percorso. Parte la... Allora, ma quello è lì, no? No, ma ti spiego come fa Bisharp. Quando deve fare un evento calpestabile, mette okay. una fila di rocce, un buco libero e lì ci piazza il calpestabile. Perché? Se guardi sotto ci sono delle rocce da spaccare e guarda caso lì ha messo il calpestabile. Infatti. È giusto. È giusto. Poi perché per onesto, due lì infatti. Davanti? Infatti, dovrebbe essere cazzimosi, mamma mia. Perché lui ti spiego. Meglio che one. Lui ha preso il percorso sabbioso di Owen e in quel percorso ci sono due sassi. Lui non può eliminarne uno. Ah, giusto. Ok, spero che in quei sassi però non ci siano Pokémon, perché sennò io spengo direttamente il computer che mi romperò il cazzo di giocare. Esatto. Allora, questo qua è Electrike e questo qua è Pikachu con i pixel che mancano. Giusto. Gli manca, gli manca un dito. Ma gli mancano random, ma la coda, l'orecchio. Secondo me questo Pikachu è speciale perché ha fatto il Capodanno a Napoli. Infatti, come vedete, gli manca un... E io bene o male lo posso capire, no? Che bella. La pista ciclabile che praticamente è riciclata così spudoratamente. No, è uguale praticamente. E infatti... C'ho una terribile voglia di giocare a Rosso Fuoco e Verde Foglia vedendo questa cosa. Gioca a Rosso Fuoco perfetto, guarda. No, no, dai, adesso. Vado più sullo standard. Ma... Guarda, con Bisharp vai sul sicuro. Per la qualità sicura. È una quarantina di hack su cui scegliere. Ma quello sbaglio è Norman. Perché c'è una No, non è Norman. È Boiardo, scusami. No, Boiardo siamo noi. Ah, ok. Cioè, ciao, è balbuziente. Ciao. Dov'è il capo palestra? Dov'è il capo palestra di Alta Valle? Io si chiama Thunder. Io sono Thunder. Ah, sono io il capo palestra. Ah, ma qui teoricamente il personaggio parla. L'amico Strack, magari. No. Comunque, visto che tu vuoi giocare a Rosso Fuoco, io ti consiglio Pokémon Final Red. Ecco, ciao. Ah, che fa? Schifo. Due secondi che c'ho il telefono. Ma ascolta, prova a fare i saltelli con la bici, guarda cosa succede. Ho tanta paura. Cosa cazzo? Non impenna, cioè da terra okay. così. Cosa? No. Che salta. Che è malata. Cosa bellissima. Ascolta, preferisci una pista ciclabile con le bici buggate o una con sulle auto della polizia brutta? Preferisco le auto della polizia, va bene? Io preferirei una bella pizza, se possibile. Senza l'ananas. Ovvio. Guarda come andiamo! Guarda come... Ma tu hai ancora la droga, vero? Teoricamente, questo è un pulsante che ti fa aprire le cose. Figata. Molto bellino. Non avevo mai visto il rubino, vero? Bellissimo, cazzo. Aspetta, mi stai dicendo che siamo in un'app di Bisharp e hai Pokémon overlivellati. Non ho più usato caramelle rare, lo giuro. No, perché in Rubino 2 arrivi a un certo punto che batti la prima palestra, c'è la striscia di rocce come al solito, c'è Vera che ti blocca il passaggio e fa, e per passare devi sfidarmi. La zecca è al 20 con l'acceleratore, perfetto. Farei qualche altro remake di Rubino. Beh, in effetti servirebbe perché ora spa cagare. Dai, allora, siamo al capo palestra, Siamo al capo palestra. Io butto una 50 sul capo palestra. Ok. Sì, sicuro, perché adesso ce l'ha al 50. Allora, attenzione! Ma è enorme! Non so se hai detto dialoghi, ma ha detto... Per essere forte non serve dire io sono forte. Se adesso muoio per... Oddio, cos'è? Raichu! Raichu, che ti è successo? Ma il naso? Ma scusami un attimo, accanto all'orecchio, cos'è che c'è? Al piercing. Ragazzi, ma questo è il compagno di Pikachu, avete capito? No.
Posso cambiare di velocità direttamente. Devo dire. Ma sono parlato il naso. Allora, ha perso il naso. Ha perso un dito. Ha perso la testa. Ha perso un pezzo di coda. Ha perso il cervello. Ha perso il naso. E Voldemort. I denti. Vedete un vecchietto. Vabbè, dai, moriamo con onore. Senti un po', ma la vedi quella droga che c'è nello zaino? Ma non lo voglio, cioè, non sono così stronzo. Stavolta i livelli sono perlomeno normali. Non sei tu essere stronzo, è lui essere stronzo. Cioè, veramente devo far fuori Pikachu a suon di terra in pesta. E poi, ma teoricamente al 19 dovrebbe imparare frana. Teoricamente. Appunto, è quello il problema. Dai, ce la puoi fare, dai. Non metti pozioni rivitalizzanti qualcosa. Beh, siamo poveri. Ti ricordo che questo è un hack di B-Sharp. Anche questo Raichu, un altro morto. Ah, sempre diciamo così, prima. Guarda. Che cosa vuoi che siano? Ah no, 35 se vuoi. Che brutto! Ma scusa, ha un occhio... La luba. Non ha un occhio. Non ha tutto. Però si potrebbe fare... Dovrebbe fare un drink game per ogni Pokémon che è deformato, si beve un cicchetto. Magari diventa più bello il gioco. Esatto. Ma vai out dopo 5 minuti di gioco, però. Bravo. Esatto. Anche di più. Salve. Esploda, grazie. Finché non si vede Raticate non è finita. LOL. Ok, pensavo peggio. No, è sistemato, non sì, vedo sì, è giusto. Sei forte. Sì, con la troca. Mica sembra un quarantenne. Con 54 punti esclamativi. Infatti ho letto almeno 12 punti esclamativi. Adesso pure i punti qua, punti di sospensione. No, non possiamo dire. Basta! Shit parents questa. No, sopravvalutato. Ah, pensavo ti riferissi sempre a quel po'. E anche al po'. Bish. Perché Bish? No! No! Ho capito che è ritardato! Bish. Allora, a posto che mettere player tra le parentesi quadre. Sì, ha messo... Bish. Sì. Bishar. Genio. Ok, questo non me lo ricordavo. Sei un cretino. Oh. Piano. Oddio, quel cermiglio manca il piede. E anche la vita. Dai, vediamo. Wow, che rotta. Secondo me dovresti cercare di far evolvere Bagon. La tua squadra migliorerebbe notevolmente. Ma che pezzo di merda che è. Cazzo vuoi? No. Cioè, non lo so. Ma che ti credi essere? Pure perso, sfigato. È pure depresso. Ciao, vai a prepararti alla prossima sfida. Ho letto un altro poco. Ecco, intanto noi ci prepariamo mentalmente per un altro episodio. Quindi, anche per oggi, da noi e dai nostri da ospiti, tutti. È tutto e ci vediamo al prossimo episodio. Ma per forza. Ciao amici. Forza, ciao. Avete firmato un contratto, quindi dove? Stai zitto! Per voi niente più Overwatch, solo Paladins. No! Che Paladins è bello poi.